Questa è la casa, un palazzo di via Cerva nel centro di Milano dove egli nacque, il 2 novembre 1906, diretto discendente della famiglia che tenne la signoria della città dal 1277 alla metà del 400. E queste, della madre, sono le ville di Cernobbio, un paese sul lago di Como, dove passò gli anni dell'infanzia. Il nonno aveva stretti legami col mondo del teatro lirico e di prosa, e lui stesso fu educato alla musica, inizialmente con lo studio del violoncello. Io sono tornato a Roma, anche perché devo finire il mio lavoro. Ho lavorato molto a Cernobbio, ho finito il montaggio del film, adesso devo finire tutta la parte tecnica, sincronizzazione e missaggio di Ludwig. Devo preparare la coppia che deve partire per l'America, che deve uscire prima di Natale nei paesi in inglese. Ah, devo fare una terapia molto dura, molto faticosa, perché devo riprendere l'uso degli arti colpiti dal male. È una fatica tremenda, sì. Specialmente per un pigolo come me, io sono sempre stato molto pigolo, non ho mai amato molto fare ginnastica da vecchio. Da giovane ne ho fatta molto, ma da vecchio no. Ci vuole una grande volontà per riprendere, ci vuole una grande forza d'animo, perché sai, ogni giorno fare 2 o 3 ore di proprio di riattivazione della gamba e del braccio sinistro, è proprio una fatica terribile. Arrivare alla mia età e dire devo ricominciare a imparare a camminare è molto noioso, ma devo imparare a dare gli ordini di nuovo col cervello, capisci?